Un saluto cari telespettatori dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura, come di consueto in questo periodo di emergenza, riassumiamo quelli che sono i dati che riguardano l'emergenza in Piemonte ed in provincia di Cuneo. Come sempre vi aggiorneremo sui dati che si riferiscono a oggi, martedì 7 aprile, in corso di telegiornale, non appena l'unità di crisi della regione Piemonte li avrà aggiornati. Al momento vi diamo i dati che si riferiscono al 6 aprile, alle 19.30 del 6 aprile. Con l'aiuto della grafica possiamo vederli per capire, insomma, se ci sono dei miglioramenti e come leggerli. Vediamo per quanto riguarda i decessi in Piemonte, sono 1.284 in totale, più 93 rispetto al giorno precedente. Vediamo il più in rosso vicino, che significa che il dato è negativo, nel senso che il giorno prima erano stati decisamente meno i decessi, 47. In provincia di Cuneo, 86 in totale i decessi, più 8, anche in questo caso il dato è negativo perché il giorno prima erano cresciuti solo di 2 i decessi. Andiamo anche a vedere i contagi in Piemonte, 13.046 in totale, più 604 rispetto al giorno precedente. Il dato anche in questo caso è negativo, ma solo di un'unità, perché la differenza rispetto al giorno prima della crescita è solo di una, è passato di 603 la crescita del giorno prima. E poi in provincia di Cuneo, qua invece il dato è decisamente positivo, 1.143 il totale dei contagi, più 63. Pensate che la crescita del giorno prima era stata invece di più 120, quindi all'incirca la metà. E poi le notizie positive, i guariti in Piemonte al 6 aprile, 506 più 72 rispetto al giorno precedente. Anche in questo caso il segno è rosso, è un meno, ma è rosso, quindi negativo, perché il giorno prima erano stati 92 i guariti, però insomma 72 è anche un numero confortante. In provincia di Cuneo 51 i guariti finora, più 10 rispetto al giorno prima. Anche in questo caso il segno è rosso, perché il giorno prima erano stati addirittura 12 i guariti, però insomma è una cifra che può anche essere positiva, quella dei 10 guariti. Lo vediamo da questi dati. In Piemonte, rispetto ad altre regioni, il rallentamento della diffusione del virus è meno evidente. Noi abbiamo chiesto le ragioni di questo all'assessore alla sanità, all'assessore regionale alla sanità Luigi Cardi, con cui abbiamo anche parlato della questione tamponi e dell'emergenza delle case di riposo. Vediamo. Guardi, il rallentamento è meno evidente perché noi siamo circa 10 giorni dietro la Lombardia come tempo. Il contagio è arrivato dopo, noi siamo diciamo sempre un po' la coda epidemica della Lombardia. E quindi se là incomincia a scendere in modo più deciso, noi siamo sempre più indietro, comincia a scendere. E questo per quanto riguarda soprattutto i posti di terapia intensiva e il numero di ricoveri. Stiamo diminuendo progressivamente le richieste di occupazione di posti di terapia intensiva, e questo è un dato significativo, perché significa che anche abbiamo meno gente che ne ha bisogno, vuol dire che gli effetti delle misure di contenimento cominciano a farsi sentire. Minori sono anche i ricoveri ordinari. Quello che invece sale, ma non potrebbe essere diversamente, sono il numero dei contagiati. Perché sale? Perché abbiamo implementato i tamponi, facciamo molti più tamponi, e sul numero di tamponi, ogni 100 tamponi ne abbiamo 3,31 positivi. Quindi aumenta il numero dei positivi perché ne cerchiamo di più, perché li cerchiamo. Quindi questo è un dato che aumenta. E aumenta purtroppo anche se con una. Diciamo con meno intensità il numero dei morti, perché oggi stiamo registrando che purtroppo, a me dispiace molto, persone che perdono la vita, ma sono persone contagiate oltre un mese fa, quindi c'è anche dal punto di vista dei dati, c'è una differenza di cronologica tra una curva e l'altra. La parte più significativa sono i casi gravi, cioè terapia intensiva più deceduti, che seguono un andamento non più esponenziale, ma un andamento logistico che incomincia a flettere, incomincia a andare verso una discesa. E oggi abbiamo il problema molto serio delle case di riposo. Le case di riposo, purtroppo, nonostante sia stato vietato dalla legge ai parenti la visita, ma non per
non per altro, ma per evitare di trasmettere il contagio a una popolazione particolarmente fragile e delicata, ma attraverso il personale questo è successo in alcuni casi, anzi in parecchi casi è successo in modo significativo. E capisce bene che in una casa di riposo, dove sono tutti soggetti deboli, questo virus ha effetto devastante. Abbiamo detto alle aziende, di oltre alle USCA, di procedere con assunzioni per fare delle task force, andare a sostegno di quelle strutture che non ce la fanno per carenza di personale, per carenza anche di spazi dove isolare i positivi e i negativi. Perché il numero dei tamponi in regione Piemonte resta uno dei più bassi rispetto ad altre regioni del nord? Vabbè, ci sono molte ragioni. Dunque, la prima che mi sentirei di dire è che noi già dall'inizio, come unità di crisi e come regione Piemonte, abbiamo seguito in modo fedele le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci diceva di farli solo ai positivi, solo quelli sintomatici, quelli che avevano dei sintomi. Quindi siamo partiti con questa. Poi siamo anche partiti come epidemia, non perché fossimo in ritardo, ma la nostra epidemia è partita anche dopo rispetto ad altre regioni, quindi diciamo che rincorriamo. Poi abbiamo trovato praticamente all'inizio della crisi solo due laboratori attrezzati e autorizzati per fare questo tipo di tampone. Abbiamo fatto un grande lavoro di acquisto di macchinari, oggi ne abbiamo 18 che lavorano con una potenzialità nominale di 4.000 tamponi al giorno. E su questo stiamo lavorando. Stiamo attendendo ulteriori attrezzature da ditte specializzate con macchinari che possono implementare ancora la possibilità di fare dei tamponi. Ma volevo soltanto significare che in questo stadio dell'epidemia non è più così significativo fare tamponi a tutti, se non per farli fuori dalla quarantena, per fare altre attività. Perché effettuare tamponi al tappeto, oltre all'incapacità tecnica, cioè l'impossibilità tecnica di farlo perché non abbiamo la potenzialità, però oggi con le misure di contenimento dovremmo ottenere lo stesso effetto. Poi più ne troviamo meglio è, più ne isoliamo e meglio è, ovviamente, dando priorità ovviamente alle RSA, al personale sanitario, a tutte quelle categorie, forze dell'ordine, eccetera, che sono indispensabili per la gestione dell'emergenza. Non abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare un altro passaggio per motivi di tempo di questa intervista, in cui Cardi parla anche della questione mascherine, dice che l'emergenza è quasi finita, sottolineando come l'unità di crisi ne abbia acquistate 2 milioni, ne siano state ottenute inoltre 2.267.000 in dotazione e 3.200.000 dalla protezione civile. I problemi, ha detto Icardi, riguardano le FP3 e i camici, dovuti soprattutto al blocco delle frontiere. E a proposito di mascherine, ci sono un migliaio di maschere snorkeling Decathlon che l'unità di crisi ha adattato e distribuito agli ospedali per trattamenti di insufficienza respiratoria, parliamo sempre di regione Piemonte. Dalla fondazione benefica cinese Zhejiang Anfulizheng inoltre arriva la donazione di 10 ventilatori polmonari molto utili per terapia subintensiva del valore di circa 80.000 euro. 4 sono stati destinati all'ospedale di Verduno, 2 al Mauriziano di Torino, 2 all'ASL di Vercelli e 2 all'ASL di Alessandria. Ancora una notizia che riguarda la regione, pubblicato l'avviso per il reclutamento di operatori socio-sanitari a tempo determinato da destinare all'ASL Cuneo 2 Alba Bra. C'è tempo fino all'11 aprile, per chi fosse interessato può trovare tutte le informazioni nella sezione bandi sul sito della regione Piemonte. Ed ora noi andiamo a provare a delineare quella che è la situazione invece in provincia di Cuneo. La premessa da fare è che quelli che vi forniamo adesso sono dati che ci arrivano dalle informazioni, dalle indicazioni che ci arrivano dalle amministrazioni comunali, delle varie località, dei vari comuni, quindi vengono aggiornati non tutti i giorni, quindi insomma sono indicativi, potrebbero esserci anche dei cambiamenti, ma insomma queste sono le ultime comunicazioni che ci hanno dato. Allora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, riassumendo quella che è la situazione nelle sette comuni principali della provincia di Cuneo. Vediamo come
A Cuneo, nel capoluogo, i contagi, è stato aggiornato il dato proprio poco fa dal comune, abbiamo raggiunto il numero di 137 contagi con 22 decessi finora, ci sono anche 9 guariti. Ad Alba 38 contagi e 2 decessi, a Branche qua il dato è salito di un paio di unità, siamo a 60 contagi e 2 deceduti, a Fossano 25 contagi, 2 decessi, a Mondovì 36 contagi, 1 decesso, Savigliano 24 contagi e 1 decesso e a Saluzzo 13 contagi e 1 decesso. A Cuneo inoltre nelle ultime settimane la polizia locale ha controllato 797 persone, 11 sono state denunciate per mancato rispetto degli obblighi e 12 sanzionate. Sono inoltre stati controllati 88 esercizi commerciali ed è stato denunciato il titolare di un esercizio per mancata osservanza delle misure. Aggiornamento veloce anche da altri comuni dell'area del Cuneese, non ci sono novità sostanziali. A Borgo San Dalmazzo siamo sempre a 11 positivi, a Boves 21, a Cervasca 14, a Bernezzo 9, a Busca 8, a Centallo 9. La novità è che il virus è arrivato anche in Vallestura, 3 i casi di positivi a Demonte. Ed ora andiamo a sentire com'è la situazione invece, quali sono le novità che riguardano il Savignanese. Ci aggiorna in collegamento Matteo Garnero. Grazie Gabriele per la linea. Noi apriamo il nostro collegamento partendo questa volta proprio dalla città di Savigliano, dove da questa mattina, come abbiamo anche annunciato nel corso dell'edizione di ieri, è attiva l'ordinanza del sindaco che impone a chiunque esca di casa l'obbligo della mascherina. Un'ordinanza chiaramente firmata dal sindaco Giulio Ambrogio, che in caso di violazioni prevede delle pesanti sanzioni amministrative. Intanto, proprio nella città del Pendolino, il numero di contagi continua a salire. Notizia proprio di questa mattina della presenza di altri 2 casi di positività al Covid-19. Il numero totale di positivi sale dunque a 24. Novità anche per quanto riguarda la vicina Cavaller Maggiore, infatti si registrano 2 nuovi casi positivi alla casa di riposo cittadina. Si tratta di un ospite e di un operatore che però non risiede a Cavaller Maggiore e, come ha spiegato il sindaco Davide Sannazzaro, era già in mutua da diverso tempo. Ieri, come sempre, come ha detto Sannazzaro, sono stati effettuati 80 tamponi presso la struttura e i risultati arriveranno nei prossimi 2 o 3 giorni. In questo momento, rassicurato Sannazzaro, la situazione è monitorata. Ed ora ci spostiamo invece a Racconigi, perché questa quarantena forzata cambia ovviamente le nostre abitudini, cambia le abitudini degli studenti, anche quelli universitari chiaramente. È il caso, ad esempio, della neodottoressa racconigese Elisa Marchisio, che alcuni giorni fa si è laureata in ingegneria gestionale direttamente dal salotto di casa propria. È Vediamo. stata una laurea molto alternativa perché mi sono laureata comodamente da casa. E niente, ho dovuto discutere la tesi utilizzando il programma che i professori del Politecnico utilizzano anche per fare le lezioni. Nulla, abbiamo fatto un appello all'inizio verso le 8:30 giovedì scorso, dopodiché hanno iniziato uno dopo l'altro le varie presentazioni tutti i laureandi. Intorno a mezzogiorno sono passata anch'io. E tolti alcuni disguidi iniziali dovuti ovviamente al programma e non essere troppo esperti anche noi nell'utilizzarlo, però poi è andato abbastanza bene. E dopodiché hanno fatto anche la proclamazione. In realtà ci è stato detto che se ne farà poi una a tempo debito, a tutti gli effetti la vera proclamazione. Con la Però solennità dovuta. proclamati dottori in ingegneria gestionale, però da remoto, ovviamente. I parenti hanno assistito alla cerimonia, questa volta in presa diretta, come fosse una cerimonia tradizionale. Realtà, per ovvi motivi, non ho potuto invitare molte persone, quindi ho solo avuto vicino a me la mia famiglia. Però in realtà poi le mie amiche, ad esempio, si sono collegate sempre tramite Skype, quindi in realtà gli amici più stretti e alcuni parenti hanno seguito comunque in diretta, semplicemente però dietro uno schermo. Certo, le emozioni sono state le stesse per i parenti, come se. Sì, esatto, i miei genitori anche erano abbastanza emozionati.
Tu poi mi hai accennato che avresti dovuto iniziare a lavorare subito, però anche questo aspetto poi è stato stravolto da questa quarantena. In realtà io avrei dovuto iniziare la settimana stessa in cui mi laureavo, però poi per questa emergenza coronavirus il tutto è stato slittato per adatto da destinarsi. Infine chiudiamo brevemente da Monasterolo. Nelle scorse ore, infatti, così come è accaduto anche in altri centri della Granda e non solo, alcuni consiglieri comunali insieme al sindaco Giorgio Alberione si sono recati presso il cimitero cittadino. Lo scopo? Innaffiare i fiori e curare la pulizia delle tombe in questo momento di chiusura forzata, come state vedendo anche dalla foto. Bene, per il momento è tutto dal territorio sevillanese. Io, Gabriele, ti restituisco la linea. Ringraziamo Matteo Garnero. Andiamo a vedere com'è la situazione nel Monregalese. Abbiamo visto dei casi di Mondovì che sono 36, c'è la notizia che però sale il numero delle vittime alla casa di riposo di Villanova Mondovì Don Rossi. Oggi martedì 7 aprile è morto Vito Albano, ex maresciallo dei Carabinieri, aveva 91 anni, pochi giorni fa era deceduta la moglie, sempre per coronavirus. Sono 42 al momento i casi di positivi a Villanova Mondovì, c'è anche un nuovo decesso a Garessio. Aggiornamenti anche da altre zone della provincia di Cuneo, spostiamoci nell'area del Braidese e dell'Albese. Oltre ai comuni principali che abbiamo visto prima in grafica, sono 11 sempre i casi a Santo Stefano Belbo, 9 a Vezzadalba. La situazione è molto grave e difficile a Govone per via della casa di riposo, sono 29 i casi di positivi, mentre a Cherasco sono 14 i positivi al Covid-19. Andiamo ora in collegamento con Giulia Scatolero, che invece ci aggiorna sulla situazione e sulle novità che riguardano il Saluzzese. Grazie per la linea. Partiamo allora, come ormai purtroppo di consueto, dal numero di contagiati sul territorio del Saluzzese. Si avvicina sempre più a quota 100. In particolare oggi non ci sono fortunatamente grossissime novità, se non a San Fronte, siamo in media Valle Po e qui c'era scoppiato un numero di casi nel giro di pochi giorni, grazie anche ovviamente all'esecuzione dei tamponi, che sappiamo essere l'unico modo per verificare effettivamente la positività al Covid. Se ieri i casi erano 14, oggi sono saliti già a quota di nuovo a quota 17, quindi con un più 3 appunto nel giro di pochi giorni, praticamente nel weekend. Saluzzo, che lo ribadiamo è per noi un po' il nostro punto di riferimento, sale di quota 1 e si ferma quindi a 13 casi positivi al Covid-19. Ma proprio da Saluzzo arrivano le altre due notizie che oggi vogliamo sottolineare. In particolare, il numero di sanzioni ad oggi elevate dai civici del comune di Saluzzo sono 30 sanzioni per coloro che appunto non hanno rispettato le restrizioni del governo, ma anche quelle della regione, che sappiamo essere ancora più restrittive rispetto appunto a quelle del governo. Quindi 30 sanzioni le ha comunicate Mauro Calderoni sul social network Facebook, soprattutto mirate a appunto sanzionare coloro che escono di casa senza un valido motivo, quindi non per emergenza, per un'emergenza sanitaria, né per andare a lavoro, né per fare la spesa settimanale. L'altra notizia arriva sempre dal comune di Saluzzo, con la ripartenza domani, mercoledì 8 aprile, del mercato alimentare. Saluzzo ha due mercati, il mercato del mercoledì e il mercato del sabato. Per domani il comune riesce, grazie ovviamente alla protezione civile e alla polizia municipale, a garantire appunto il mercato. Naturalmente si sta parlando, come per tutta la regione Piemonte, soltanto degli alimentari. Il COC, che è il centro operativo comunale, ha fatto tutte le sue analisi, ha valutato la possibilità di garantire la delimitazione degli spazi, ma anche l'accesso controllato e scaglionato, e quindi ha dato parere positivo per il mercato di domani mattina. Quindi domani mattina a Saluzzo mercato in piazza Cavour, ovviamente esclusivamente quello sotto l'ala di ferro, perché nelle altre parti della piazza è non alimentare,
E poi il mercato, i banchi di Piazza Risorgimento, area diciamo Duomo per chi non è così pratico della toponomastica del comune di Saluzzo, viene temporaneamente trasferito in Piazza Garibaldi. Ovviamente stiamo parlando sempre solo di banchi alimentari, lo ribadiamo. Verrà richiesto ai produttori e ai commercianti di utilizzare ovviamente dei guanti e delle mascherine e anche a individuare dei sistemi di distanziamento del pubblico di 1 metro dal limite del banco. Con questo è tutto, da Saluzzese restituisco la linea. Ringraziamo anche Giulia Scatolero. Una notizia di economia. In crisi, in forte crisi, l'azienda Scarpe e Scarpe, che ha presentato il 4 aprile scorso istanza di concordato preventivo presso la sezione fallimentare del Tribunale di Torino. Sono 1.800 i dipendenti a livello nazionale su 153 punti vendita, di cui circa 400 in Piemonte, 27 a tempo determinato, che hanno ricevuto ad oggi solo il 60% della loro retribuzione del mese di febbraio 2020 e sono in attesa di percepire il saldo e i giorni lavorati a marzo. Sono coinvolti anche i dipendenti di 4 punti vendita in provincia di Cuneo, a Cuneo nel capoluogo, a Borgo San Dalmazzo, a Saluzzo e a Savigliano. I sindacati si dicono preoccupati e chiedono rispetto ed attenzione verso i dipendenti che hanno sempre dimostrato massima dedizione e fiducia. Ed ora vediamo, ascoltiamo la chiacchierata che la nostra direttrice Daniela Bianco ha fatto con Giancarlo Arneudo, presidente del consorzio socio-assistenziale del Cuneese. Si parla di raccolta fondi, una raccolta fondi promossa per comprare beni di necessità, mascherine e telefoni, anche per aumentare il contatto, le videochiamate dei pazienti, degli ospiti delle case di riposo con i loro parenti che, come sapete, non possono andarli a trovare. Inoltre si parla anche di una nuova rubrica che andrà in onda il martedì e il giovedì dopo il nostro telegiornale delle 19, delle 20 e delle 22:30, un'iniziativa realizzata in collaborazione proprio con il consorzio socioassistenziale di Cuneo, con l'associazione Case di Riposo della provincia di Cuneo e con la Bottega del Possibile, una rubrica che ha il titolo Pensiero Positivo. Vediamo. Pensiero positivo, la nuova iniziativa che parte su Telegranda questa sera, pillole di consigli per chi, come noi, come tutti noi, siamo chiusi in casa, sia per le persone più anziane che anche per le persone meno anziane, ma più giovani e più dinamiche, che forse soffrono ancora di più questa distanza dal mondo produttivo. Ne parliamo con il presidente del consorzio socioassistenziale del Cuneese, Giancarlo Arneodo, il consorzio ha dato il patrocinio a questa iniziativa che è nata da due associazioni del nostro territorio, la Bottega del Possibile e l'Associazione delle Case di Riposo della provincia di Cuneo. Come le sembra l'iniziativa, presidente? Ma è un'ottima iniziativa. È vero che in questo momento sembra siamo concentrati anche su altri aspetti, però non dobbiamo dimenticarci mai che il benessere di tutti è la parte più importante. E quindi il pensiero positivo è quello che ci può aiutare sia adesso, ma anche nei prossimi mesi, ad affrontare quel andrà tutto bene, che non è soltanto uno slogan, ma è una cosa che dobbiamo essere consapevoli anche noi. Quindi abbiamo fatto il patrocinio molto volentieri. Tra l'altro, noi siamo anche parte dell'associazione Case di Riposo e così come conosciamo benissimo Bottega del Possibile, sono sicuri che faranno sicuramente un ottimo lavoro. E quindi Parliamo di questa campagna, perché è una campagna di raccolta fondi, spieghiamo, di raccolta fondi che avete lanciato voi come consorzio socioassistenziale per raccogliere questi fondi e acquistare che cosa? dunque, acquistare sostanzialmente le tre cose fondamentali che servono in questo momento qua sono i dispositivi, perché appunto, come dicevo, in alcuni casi è proprio difficile riuscire a far fronte, dare una mano alle nuclei familiari che sono più in difficoltà, ma soprattutto per una cosa a cui teniamo particolarmente, ed è cercare di mettere in contatto in modo migliore i familiari con gli utenti delle case di riposo. E la campagna nasce un po' da questa esigenza, perché può sembrare superfluo questo passaggio qua, ma vorremmo dare dignità proprio anche ai contatti, perché in questo momento ci accorgiamo di quanto le famiglie, ma anche gli stessi ospiti delle strutture, gli manchi quel qualcosa che solo il contatto umano può dare, però probabilmente riuscire ad andare oltre un piccolo schermo di uno smartphone, magari verso una televisione con una postazione che sia, come dire, il modo in cui andare a trovare i propri figli, i propri nipoti e dall'altra parte per trovare i propri nonni, i propri genitori, è un aspetto importante. Importante
importantissima perché mi dà l'impressione che ci sia proprio tutto attorno alle case di riposo, quasi come se fossero un qualcos'altro di chiuso, non aperto, con difficoltà. Dal punto di vista fisico è così, ed è giusto che sia così per la tutela. Noi dobbiamo però aprirle non spazi fisici, ma attraverso lettere, per cercare di dare il più possibile la possibilità, perché la gente torna a incontrarsi, non in modo fisico, ma si ritorna a incontrarsi. Magari in modo virtuale, ma si possono vedere, perché questo conforta sicuramente sia i parenti che i degenti delle case di riposo. Dove possono versare questi soldi? Dunque, potete, ci sono tutta una serie di passaggi collegati alla rete, lo si può fare tranquillamente attraverso il sito rete del dono e poi cercare la campagna del consorzio socioassistenziale o lontan dagli occhi, vicini al cuore, oppure lo si può fare direttamente andando sul sito del consorzio socioassistenziale, dove c'è un link. Poi stiamo cercando in questo momento, magari vi saranno anche arrivati messaggini WhatsApp da amici eccetera, per cercare di allargare il più possibile. Se poi per caso aveste delle difficoltà, c'è anche sempre il nostro numero di telefono, che è lo 0171 33 40 01. Però, diamo fiato a questo. Dal punto di vista degli importi si inizia dai 5 euro. Noi l'abbiamo buttato come una battuta. 5 euro sono 3 turni di un operatore con una mascherina FFP2, che quindi tutela totalmente. Per poi arrivare anche di più, sappiamo di soggetti, abbiamo avuto le cose più strane e anche più interessanti. L'altro giorno c'è stato un gruppo di amici che si trovavano per il fantacalcio e hanno deciso, visto che quest'anno è finita così, di devolvere tutto quello che era l'incasso, che poi normalmente finiva in una cena tutti insieme, di devolverlo totalmente a questa campagna. E questo è assolutamente importante, perché fa capire quanto la gente abbia compreso che, magari qualcosina di superfluo per dare, uno spazio agli altri per poter fare qualcosa di più è importante. Seguiamo con il telegiornale con una notizia che riguarda la Fondazione CRC. Gian Domenico Gente è stato confermato presidente della Fondazione per il mandato 2020-2023. Il Consiglio Generale dell'Ente, riunitosi nel pomeriggio, naturalmente da remoto, e presieduto dal consigliere anziano Mario Sasso, lo ha indicato all'unanimità. Oltre al presidente, il Consiglio Generale ha nominato gli altri sei componenti del Consiglio di Amministrazione. Sono stati nominati come vicepresidenti Ezio Raviola, imprenditore in rappresentanza del Monregalese, e Francesco Cappello, dottore commercialista in rappresentanza dell'Albese. Nominati consiglieri Giuliano Viglione, Enrico Collidà, Davide Merlino e Paolo Merlo. Queste le dichiarazioni di Genta che vedete in alcune immagini. Di fronte alla profonda crisi che ha investito in queste settimane tutta la nostra società, intendiamo proseguire la strada già intrapresa per fornire risposte immediate e rafforzare l'impegno sull'educazione, la cultura, la ricerca, la coesione sociale, leve strategiche per garantire la competitività economica e lo sviluppo futuro della nostra provincia. Ed ora parliamo di sport. Abbiamo dato la notizia nel nostro telegiornale di lunedì, era appena arrivata la decisione. La pallavolo, come sapete, ha deciso di dichiarare sospesa la stagione. In campo maschile la decisione riguarda Mondovì in serie A2 e Cuneo in serie A3. Le modalità di sospensione della stagione dovranno essere ancora decise, ma di fatto è sospesa la stagione. In campo femminile invece in A1 si valuterà sull'assegnazione o meno del titolo per i posti europei, per le coppe europee. Fa testo le posizioni di classifica acquisite all'ultima giornata disputata da tutte le squadre, e non ci sono retrocessioni. In A1 sappiamo che gioca Cuneo Granda Volley. In A2 invece è coinvolta in queste decisioni la squadra LPM BAM Mondovì. Noi abbiamo raggiunto con un collegamento Skype l'allenatore Davide Delmati per chiedergli, come ha preso questa decisione. Vediamo. In collegamento con coach Davide Delmati, allenatore della LPM BAM Mondovì. Coach, la notizia era nell'aria, ma adesso è ufficiale, la stagione è finita della pallavolo femminile di Serie A. Innanzitutto ti chiedo se te lo aspettavi e se sei d'accordo con questa decisione. Sì, ormai me l'aspettavo, sono d'accordo, nel senso che a livello di cittadino, a livello di situazione, io che poi
in particolare abito anche a Milano, quindi sono proprio al centro di una situazione abbastanza complicata, che qui basta uscire un secondo di casa per fare la spesa e si vede una situazione molto difficile. Sono d'accordo che era la strada giusta per preservare la salute di tutti. Se ti devo dire da un punto sportivo e anche un po' emotivo, mi dispiace perché la squadra in questa pool promozione è iniziata da poco, ma in questa seconda fase di campionato era cresciuta come pensavamo, come avevamo sperato nella costruzione iniziale, di avere queste giovani che pian piano, lavorando e anche vivendo sul campo, le emozioni, le difficoltà della gara sarebbero cresciute, e sono convinto tuttora, anche se ormai la stagione è finita, che avremmo fatto un ottimo finale di stagione. Mi dispiace molto anche per le ragazze, perché hanno messo tanto lavoro e tanta attenzione in questa prima parte e non hanno potuto raccogliere quello che giustamente si meritavano. Ecco, appunto, come hai detto tu, al di là della situazione di gravità che stiamo tutti vivendo, che la priorità in questo momento c'è da parte di uno sportivo, soprattutto di un allenatore, il fatto di vedersi negata la possibilità di lottare per gli obiettivi per cui si è lavorato per tutta una stagione, immagino. Sì, penso che questo comunque tutti lo abbiamo dentro di noi, con l'attenzione ai nostri cari, alle difficoltà anche di persone che anche perché magari non siamo toccati, per fortuna, da vicino da questa situazione che c'è in tutta Italia e anche nel mondo, ma credo che se ci guardiamo un attimo in giro, insomma, situazione molto grave. Però è chiaro che rimane dentro noi, da sportivi e da appassionati e nel nostro cuore, diciamo, il dispiacere per non aver vissuto questa stagione fino in fondo e aver potuto cercare di raggiungere quello che volevamo o comunque esserci confrontati con le altre squadre fino in fondo, ecco. La domanda che mi viene da fare è adesso cosa succede? Insomma, si pensa già alla prossima stagione? Dentro di me sì, c'è già una gran voglia di tornare in palestra, uno perché è già tanto che siamo fuori dal nostro lavoro e quindi senza siamo un po' persi, due perché vediamo che in teoria manca una vita a tornare in palestra, se sarà possibile, poi speriamo di sì. Quindi sicuramente si guarda avanti. Credo che oggi però la situazione finita proprio ieri per le singole società non sia così immediata. Penso che andranno prima conclusa questa stagione in tutti i sensi, bisognerà vedere le aziende che potranno aiutare o meno le società, i budget delle singole. Non è una situazione facile perché comunque il non sportivo viene prima dello sportivo in questo momento, ecco. Certo, però non lo sai, però insomma possiamo dire che tu a Mondovì stai bene, vuoi tornarci e che insomma vorrai continuare a costruire insomma la squadra insieme alla dirigenza per il prossimo anno, immagino che queste siano le premesse. Io sto bene anche quest'anno, mi dispiace fortemente che non siamo arrivati alla fine, avevamo costruito secondo me una squadra intelligente, giovane, con grande prospettiva, ma già forte, già di qualità, e quindi la mia voglia è di costruirne un'altra, o tra virgolette mi sarebbe anche piaciuto continuare con questa, so che poi queste cose non sono possibili probabilmente nel mercato, in tutte queste azioni. Spero di rimanere e mi farebbe piacere sinceramente continuare a lavorare ancora a Mondovì, anche perché sono una stagione interrotta a metà e quindi in realtà non finita. Ecco. Ed ora, come di consueto, il punto di Daniela Bianco. In questa emergenza di coronavirus abbiamo bisogno di tenere in mente un concetto molto importante, quello della rapidità. Abbiamo bisogno di fare in fretta nelle scelte, di fare in fretta per trovare soluzioni. Abbiamo messo fretta anche i nostri scienziati, perché chiaramente avremo bisogno di trovare rapidamente una cura per il Covid-19 e possibilmente il vaccino. Loro ovviamente tergiversano perché i tempi della scienza non sono così rapidi, soprattutto perché devono essere farmaci testati e quindi ci vuole il tempo, ci parlano di un anno e mezzo, noi vorremmo che arrivasse molto prima questo vaccino per risolvere il problema, ma c'è un altro aspetto che richiama alla fretta ed è quello economico. Abbiamo bisogno che il nostro paese riparta perché l'economia è ferma e le imprese non ce la fanno a reggere ancora per molto. È arrivato ieri sera il decreto firmato dal nostro governo, un decreto che mette sul piatto una cifra consistente, 400 miliardi di euro per l'export e per il lavoro interno, per la produzione interna.
una potenza di fuoco definita dal Presidente del Consiglio Conte, ma una potenza di fuoco che può agire solamente se si farà in fretta a farla arrivare alle imprese. E qui nasce il problema della burocrazia del nostro Paese, una burocrazia pesante, complicata, che manda sempre in crisi la tempistica di erogazione anche dei finanziamenti. Beh, questa volta bisogna superare queste criticità, bisogna far arrivare liquidità velocemente alle imprese, perché le imprese devono ripartire. Quindi parola d'ordine è fretta, rapidità, dobbiamo agire sia sul fronte sanitario che sul fronte dell'economia, non c'è veramente più tempo da perdere. Proseguiamo con lo spazio dedicato ai vostri video, ai vostri contenuti, al modo in cui ci volete far vedere che state trascorrendo questo momento particolare. Questa sera dedichiamo questo spazio alla piccola Rachele da Cuneo, che con responsabilità resta a casa sul suo balcone, invitando anche gli altri bambini a fare altrettanto. Vediamo. Chi c'è? Chi è? Nonna! Nonna! Ma venite a casa mia! Non si può, nonna! Quando guarisce il coronavirus possiamo venire a abbracciarti da te? Sì, nonna! Dopo guarisce, nonna, non mi ha Sì, mi porti sullo scivolo? Mi porti sullo scivolo? Sì, la nonna, ti porto sullo scivolo, ti porto solo voi tu. Grazie, nonna. Prego. A me non uscite, non fate sul balcone a prendere un po' di sole. Allora, seguiamo tutti l'esempio della piccola Rachele, voi continuate a mandarci i vostri contributi, i vostri video, i riferimenti li sapete via mail regia@telegranda.net oppure attraverso i nostri canali social, le nostre pagine social o anche sul numero WhatsApp che vedete in sovrimpressione 389-4517-492, come detto anche le pagine Facebook e Instagram. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.